Buongiorno a tutti, siamo qui per cominciare il nostro webinar di oggi dedicato all'anno europeo delle competenze. Sarà un'introduzione al tema dell'anno europeo delle competenze che sta per cominciare e inizierà ufficialmente, come molti di voi sapranno, il 9 maggio in occasione della Festa dell'Europa. Su questo tema di introduzione all'anno europeo delle competenze parlerà dopo di me il collega Simone Borghesi, sempre dell'Università di Siena, che andrò tra poco a presentare. Io invece sono il responsabile del Centro Europe Direct dell'Università di Siena e adesso farò una introduzione generale alla lezione di oggi. Molti dei nostri partecipanti ci conoscono già molti dei nostri partecipanti che saluto, che si stanno collegando e molti sono già collegati, conoscono già le nostre iniziative. Oggi abbiamo anche molte scuole collegate, molti studenti, molti docenti delle scuole, visto il tema della giornata, che è il tema delle competenze e della mobilità, con un focus specifico sulle scuole. Quindi vado rapidamente a presentare il nostro partenariato, che chi ci segue solitamente già conosce, che è formato dall'Università di Siena. Io oggi parlo non solo come rappresentante dell'Università di Siena, ma parlo come rappresentante di tutto il nostro partenariato, che oltre al mio Ateneo comprende altri centri Europe Direct, il centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso il Formez PA, che è particolarmente importante in questa edizione di Lezioni d'Europa, così come nelle ultime che abbiamo svolto, perché gestisce anche tutta la piattaforma delle iscrizioni e è quindi colonna portante anche della regia diciamo, di queste attività. C'è poi lo Europe Direct del Consorzio Universitario Trapani Sicilia, lo Europe Direct dell'Università di Chieti e lo Europe Direct della provincia di Verona. Questi sono promotori ufficiali della edizione 2023 delle Lezioni d'Europa, che è un format ideato dall'Università di Siena ormai da più di 10 anni e che nel tempo si è arricchito con la partecipazione di molti altri centri Europe Direct e anche di altri soggetti che dall'esterno collaborano con noi complessivamente a tutto il ciclo o a singole iniziative. Ricordiamo la Regione Lazio, la Direzione Programmazione Economica, il Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia, l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, l'Università degli Studi di Palermo, Politeia, e ci sono anche altri soggetti che qui non sono menzionati, che partecipano con noi e supportano singole iniziative del nostro ciclo di lezioni. L'edizione 2023, come probabilmente molti di voi già sapranno, comprende 9 webinar che vanno nel periodo dal 2 di marzo al 18 di maggio. Sono webinar ai quali, poi lo diremo, ci si può iscrivere sia singolarmente che complessivamente. Molti sono i temi toccati. Naturalmente, come voi sapete, i temi vengono variati di anno in anno a seconda di quelle che sono le esigenze dell'attualità e a seconda di quelli che sono gli input che ci vengono inviati dalle istituzioni europee e dalla sede di Roma della rappresentanza della Commissione. I temi principali di quest'anno ruotano intorno alla comunità politica europea, alla cittadinanza europea, all'eguaglianza ai diritti e ai valori, al patto europeo per il clima e in particolare le prossime due iniziative, i prossimi due eventi della prossima settimana e dell'inizio di maggio saranno dedicati a questo tema. Il tema dei giovani e dei nuovi fabbisogni di competenze, il tema su cui lavoriamo oggi, ma su cui abbiamo lavorato e lavoreremo anche in altri webinar, e il tema dei finanziamenti europei, che è un tema un po' che è delle questioni orizzontali che attraversano un po' tutti questi webinar di cui si compone il ciclo 2023.
Naturalmente, come voi sicuramente già saprete, possono partecipare ai nostri webinar tutti i cittadini che sono interessati a queste tematiche. Non è necessaria una iscrizione nella piattaforma dell'evento attraverso il sito Eventi PA, che viene gestito appunto da Forma SPA. In caso di necessità di informazioni, comunque potete scrivere all'indirizzo che trovate in questa pagina europedirect@formex.it, perché, come vi ho detto, il Formex gestisce la piattaforma e le iscrizioni. Viene inviato un attestato di iscrizione a cura appunto del Formex qualche giorno dopo la realizzazione di ogni webinar, quindi dopo ogni evento, e naturalmente poi quando vi iscrivete riceverete tutte le informazioni che riguardano anche la compilazione di un questionario di valutazione del webinar. Qui c'è una schermata sulla lista dei webinar che trovate anche cliccando semplicemente il titolo. Mettendo il titolo su Google, comunque vi appare direttamente la pagina. In ogni pagina di ogni singola lezione trovate il link anche a tutte le altre lezioni. Quella di oggi, come vedete, è la lezione numero 5, dal titolo La mobilità come competenza, in particolare dedicata al progetto Erasmus Plus per le scuole. Seguiranno i prossimi appuntamenti. Oggi siamo alla metà del nostro ciclo e gli appuntamenti, come vedete, proseguiranno nelle prossime settimane, fino all'ultimo evento del 18 di maggio. Un'anteprima sul webinar della prossima settimana, che sarà dedicato al Patto Europeo per il Clima, con un focus specifico sul tema centralissimo per l'azione della Commissione, il tema della mobilità sostenibile. Come vedrete, ci saranno tre relatori principali, il primo dei quali introdurrà il Patto Europeo per il Clima, con in particolare un focus sulla mobilità sostenibile, e poi ci saranno degli interventi più specifici sul tema dei comuni ciclabili e sul tema del treno come mezzo intelligente, sicuro e sostenibile. Questo è il webinar che ci sarà giovedì prossimo, tra una settimana. E adesso, prima di lasciare la parola ai saluti del collega professor Borghesi e poi al nostro relatore principale del webinar di oggi, vi presento nelle slide prossime una rapidissima carrellata sulle altre iniziative in programma che sono realizzate dal partenariato che ha progettato e sta realizzando il ciclo di lezioni d'Europa. Quest'anno il partenariato ha diciamo moltiplicato le iniziative, realizzando anche un'altra serie di cicli di webinar, in particolare di incontri e di webinar, in particolare il ciclo sulle fake news, che partirà a maggio ed avrà una cadenza settimanale per tutto il mese di maggio, che prevede 5 incontri che saranno fisicamente realizzati in presenza ed anche disponibili online nelle diverse sedi partner dell'iniziativa, quindi Chieti, Siena, Trapani, Verona e Roma. Questo è uno degli eventi della nostra, diciamo, primavera 2023. Ci sarà poi un ciclo che invece ancora è in programmazione, nel senso che le date ancora devono essere pubblicate, che si legherà al Piano Europeo per la lotta contro il cancro. Qui ci sarà più o meno lo stesso partenariato delle lezioni d'Europa, allargato anche ad alcuni altri centri Europe Direct. L'obiettivo sarà quello di informare e formare cittadini e studenti su come prevenire il cancro al seno e al polmone. Questo fa parte delle iniziative che, come centri Europe Direct, stiamo realizzando anche in settori non tradizionalmente troppo coinvolti in queste iniziative di sensibilizzazione europea, cioè i settori della medicina nel senso più ampio, che invece sono assolutamente centrali nella nostra attività di informazione e di formazione. Un ulteriore ciclo di seminari che è in corso, che si svolge dal 23 febbraio all'11 maggio, che prevede due appuntamenti, uno la prossima settimana, e
che sarà realizzato sul tema delle donne iraniane, della lotta per la libertà, ed un altro l'11 maggio sul tema della Brexit e della situazione attuale del Regno Unito post-Brexit. Questo ciclo di seminari è realizzato dal collega il professor Daniele Pasquinucci dell'Università di Siena come referente principale e da una serie di enti organizzatori che vedete citati in questa slide. E ci sarà poi un ulteriore altro evento che realizziamo sempre con il partenariato tra Università di Siena e Form SPA, con la giunta, in questo caso, dell'Università della Tuscia di Viterbo, un evento che è previsto a Viterbo in presenza per il 30 di maggio e che sarà dedicato a Davis Sassoli e l'Europa Unita, e sarà uno dei vari contributi che nel corso del mese di maggio i nostri centri Eurodirect daranno alla valorizzazione della festa dell'Europa. Ci saranno, infatti, come vedete, come avete visto da questa breve presentazione, ma vi invito a seguire anche i nostri siti, ci saranno moltissime iniziative dedicate alla festa dell'Europa che si snoderanno intorno ai vari temi appunto, che compongono la festa dell'Europa in senso più ampio. A questo punto vi lascio con questa slide finale, con i nostri contatti, in questo caso dell'Università di Siena, ma potete scrivere agli siti, diciamo attraverso i siti e agli indirizzi email dedicati di tutte le Eurodirect, parte delle iniziative che vi ho presentato, e nei nostri siti trovate anche tutte le informazioni. Quindi a questo punto io ho cercato di essere rapido perché voglio lasciare lo spazio ai relatori di oggi, in particolare al relatore principale che presenterò tra poco, ma prima di fare questo interrompo la condivisione e presento il collega, il professor Simone Borghesi dell'Università di Siena, che è delegato alle relazioni internazionali del nostro Ateneo e che farà un breve saluto istituzionale, ma gli abbiamo chiesto anche di introdurre il tema dell'anno europeo delle competenze prima di lasciare la parola al relatore principale. Quindi saluto il professor Borghesi, che è un collega al quale condividiamo molte iniziative qui all'Università di Siena. Lo ringrazio di essere qui con noi stamattina. Dovrà poi, appena dopo il suo intervento, lasciarci per un altro impegno istituzionale con il nostro rettore, ma lo ringrazio di aver trovato lo spazio per farci un breve saluto. Lascio quindi la parola al professor Borghesi. Grazie a te Massimiliano e grazie a tutti di essere qua. Devo dire che è sempre un grande piacere perché queste sono iniziative in cui credo molto e quindi sono felice di dare il benvenuto a nome dell'Università di Siena e davvero ringraziando non solo il professor Montini ma anche tutto l'ufficio Eurodirect e gli organizzatori di questo evento. Dopo la scarica di adrenalina che abbiamo avuto con quel bellissimo video che è stato mandato all'inizio, è difficile intervenire e non essere noiosi. Quindi io proporrò soltanto alcune brevi riflessioni, molto brevi, per non interrompere, diciamo, il flusso di emozioni con cui abbiamo iniziato questa giornata. E il tema di oggi è particolarmente caro a me. Dal punto di vista personale, direi quasi, perché il tema della mobilità come competenza è qualcosa che sento, diciamo, nel mio DNA personalmente, anche per motivi scientifici. Io mi occupo di economia, sono un economista, in particolare mi occupo di economia ambientale, e quindi parlare di competenze e parlare di competenze per la transizione ecologica e digitale è, come dire, perfetto sul percorso anche professionale, scientifico che ho perseguito nel corso degli anni. Perché le competenze sono così importanti? Ve lo propongo dal punto di vista di un economista, perché le teorie economiche ci dicono che la crescita economica è basata proprio su quello che gli economisti chiamano il capitale umano. Il capitale umano nient'altro è che l'insieme delle competenze, delle capacità, dell'apprendimento che ciascun individuo crea
e si porta dietro durante il percorso professionale. È sostanzialmente ciò che noi cerchiamo di costruire nelle aule di università, ancor più nelle aule scolastiche. E sono competenze, badate bene, che non sono soltanto strettamente professionali, ma sono anche competenze personali, relazionali, umane, che poi si trasformano anche in valore economico, parlando da economista, ma non sono importanti solo per il loro valore economico, sono importanti per il benessere degli individui e della nostra società, che poi null'altro è che la somma degli individui. Queste competenze si apprendono, come dicevo, a scuola, ma all'università, ma devono essere continuamente apprese. C'è un processo di learning, di apprendimento continuo, che oggi è particolarmente importante e che, guardate, riguarda ciascuno di noi, riguarda anche noi docenti, che siamo continuamente chiamati ad aggiornarci, a stare al passo con i tempi, tempi che fra l'altro spesso accelerano e quindi è facile rimanere indietro. Ho detto mi è caro il tema delle competenze dal punto di vista, cioè come economista, dal punto di vista della teoria economica, ma mi è caro anche e particolarmente il tema specifico di cui si dibatte nell'anno delle competenze 2023, cioè quello delle competenze per la transizione ecologica e digitale. E qui noi, secondo me, ci troviamo dinanzi a una grande sfida. Per quale motivo? Perché vivendo una mancanza di competenze. Cioè, al di là della nostra ambizione, più o meno condivisa a livello mondiale, qui parlo nostra, diciamo, da cittadino europeo, di affrontare i cambiamenti climatici e le sfide poste dalla transizione ecologica, al di là di questa ambizione, dicevo, c'è un problema di competenze con il quale talora ci scontriamo, cioè non abbiamo ancora le competenze per superare tutte le difficoltà. E quindi diventa urgente crearle e diffonderle. Come economisti siamo abituati a pensare che il problema della crescita sia limitato dalla scarsità di risorse. Ecco, c'è uno spostamento dalla scarsità di risorse naturali alla scarsità di risorse umane. Una mancanza di competenze che ci può vincolare nella capacità di continuare a crescere e soprattutto, ancor più che continuare a crescere, nella capacità di affrontare in maniera sostenibile la crescita e quindi di continuare a crescere in una maniera compatibile con il perimetro naturale che ci circonda. Questa mancanza di competenze non è solo un vincolo alla crescita o un vincolo alla sostenibilità, ma anche un vincolo agli aspetti sociali, perché può causare disuguaglianza. Infatti, se le competenze sono appannaggio solo di pochi, il mercato finirà per premiare molto quei pochi che hanno le competenze, aumentando il gap rispetto a tutti gli altri. E quindi noi abbiamo la necessità, l'urgenza di creare e diffondere competenze anche per ridurre le disuguaglianze di reddito e sociali che osserviamo sia nei singoli paesi che ancor più a livello internazionale. Ora, come creiamo le competenze? L'ho detto, con la conoscenza, con la diffusione della conoscenza, con il nostro lavoro nelle scuole e nelle università, ma anche attraverso la mobilità. Io qui vengo all'Erasmus Program, che secondo me è uno strumento principe per creare e diffondere le competenze professionali e personali, come dicevo. Io penso che il programma Erasmus sia stato probabilmente il programma, e lo è tuttora, che maggiormente ha forgiato l'idea di Europa in questi anni, perché ha trasformato un'idea in qualcosa di realmente concreto, genera quello che noi chiamiamo un capitale sociale, cioè un insieme di relazioni che vanno al di là dei confini e crea delle esperienze che ci portiamo avanti, ci portiamo dietro tutta la vita. Per essere provocatorio, credo che questo processo dovrebbe andare avanti sempre, perché ho parlato di apprendimento continuo, di continuous learning program. Ecco, probabilmente noi dovremmo avere un Erasmus program che ci accompagna tutta la vita, perché
essere sempre al passo con questa necessità di conoscenza e di diffusione della conoscenza. E se posso essere molto provocatorio, direi che forse dovremmo renderlo obbligatorio, un po' come era prima la leva, ecco, un Erasmus obbligatorio in un certo senso. Mi rendo conto che è una, pozzia, che è una follia, che non lo possiamo realizzare per mille motivi, però dovremmo mirare a questo. Sia una follia, visto che si chiama Erasmus, perché no? Perché voi sapete, ricordate che Erasmus da Rotterdam è noto principalmente per quell'opera, L'elogio della follia, che già dal titolo appunto ci fa capire l'importanza della follia. E poi Erasmus da Rotterdam andava ancora più nello specifico, dicendo che la follia è ciò che permea tutta la nostra vita, dalla nascita, l'atto stesso della creazione è una follia. Lui diceva anche in Dio c'è una goccia di follia, e poi nelle nostre scelte durante la vita. Ecco, credo che il programma Erasmus sia veramente una bella applicazione di questa follia, perché ci vuole un po' di follia per partire, per lasciarsi, diciamo, per uscire, come si usa dire oggi, dalla nostra comfort zone e andare a incontrare gli altri e uscire dalle nostre consuete abitudini. E questa follia è, secondo me, particolarmente importante anche, mi permetto di dire, perché creando conoscenza e conoscenza delle culture diventa anche lo strumento per combattere altre follie molto più pericolose, come le follie dei conflitti che purtroppo stiamo sperimentando anche in questo tempo. Ho promesso di non perdere, diciamo, il flusso delle emozioni che ci ha dato il video iniziale. Per questo motivo mi taccio, ma vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di condividere queste brevi riflessioni con voi e vi auguro buon lavoro e ancora di continuare negli anni con queste bellissime iniziative. Grazie mille a Simone, al professor Borghesi per queste parole di saluto che non sono state assolutamente formali, ma anzi hanno denotato la tradizionale passione e coinvolgimento anche emotivo, oltre che scientifico e professionale, che caratterizza Simone Borghesi. Quindi mi fa particolarmente piacere e noi siamo sicuramente una generazione Erasmus, questo condivido con il professor Borghesi e con molti altri che sono qui in quest'aula, questa definizione. Quindi per noi ovviamente la mobilità è un qualcosa che sentiamo parte del nostro percorso di crescita, ma naturalmente oggi noi stiamo parlando di mobilità soprattutto rispetto alle scuole, quindi ai più giovani che vivono e devono vivere la loro mobilità europea in un contesto nuovo, diverso da quello che c'era quando ci siamo formati noi. E comunque bisogna ragionare in un'ottica di competenze ormai europee, in un'ottica di mobilità permanente, non solo della mobilità scolastica o universitaria, ma una mobilità che può accompagnare con tanti progetti e tante iniziative che possono trovare adeguati finanziamenti europei tutta la nostra vita di cittadini europei. Quindi è particolarmente importante lavorare su questo. Il video appunto è stato bellissimo e abbiamo scelto anche fra l'altro un video di amici della Repubblica Ceca, quindi diciamo per far vedere anche che bisogna dare il senso anche di una partecipazione già europea subito in partenza, diciamo. A questo punto siamo pronti per passare la parola al relatore principale, a cui chiedo di quindi liberiamo il professor Borghesi e chiedo, ecco, vedo già Scusarmi. Francesco Salvi collegato, lo presento rapidamente. Il dottor Francesco Salvia dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE ed è referente del settore scuola, quindi è particolarmente, diciamo, vocato al tema della scuola e oggi infatti, dopo questa introduzione di carattere generale, il focus sarà quello di Erasmus Plus per le scuole, perché come dicevo, questo è un esempio di come ci sono tante opportunità anche di finanziamenti europei che spesso sono poco conosciute e delle quali non si approfitta appieno. Quindi questo era anche uno degli obiettivi del nostro webinar di oggi e quindi ringrazio fin da subito il dottor Salvi, a cui ora fra un attimo lascio la parola. Dico solo che purtroppo per motivi istituzionali dovrò
assentarmi per una riunione istituzionale, appunto anche il professor Borghesi si è dovuto assentare, anche io devo scappare, siamo purtroppo in fasi riorganizzative della nostra didattica con scadenze molto, molto ravvicinate, quindi siamo molto, molto impegnati in riunioni e che purtroppo in questo caso non è il mio costume, insomma, non partecipare per tutto il webinar, ma devo veramente anch'io assentarmi. Quindi la collega, le colleghe Angelita Campriani e Monica Masti dell'Europe Direct di Siena, che mi affiancano in questo lavoro a Siena, rimarranno con voi e gestiranno poi la fase delle domande nella parte finale del webinar dopo la presentazione del dottor Salvi. Quindi con piacere passo la parola al dottor Salvi, lo ringrazio davvero di essere qui con noi. Grazie, grazie di niente, lo facciamo sempre volentieri di partecipare a occasioni in cui poter parlare del programma Erasmus Plus che esiste da più di 30 anni ormai e per sciogliere un dubbio non è rivolto esclusivamente al mondo degli studenti universitari. E rispondendo un po' anche all'affermazione del professor Borghesi di prima, effettivamente il programma Erasmus può accompagnare in maniera diversa, ovviamente, la vita di una persona lungo tutta la sua durata, da quando si è bambini a quando si è studenti, a quando si è lavoratori e professionisti. Per cui, in teoria, il programma Erasmus può accompagnare veramente la vita di ogni cittadino europeo. Oggi parliamo della scuola, di tutte le possibilità che il programma offre al mondo della scuola, ripeto, senza che sia una esclusività, insomma, ci sono vari altri settori. Il programma Erasmus è diviso appunto in tipologie di settore di pertinenza. L'agenzia Erasmus+ Indire, che ha sede a Firenze principale, si occupa del settore scuola, del settore dell'educazione degli adulti e del settore dell'università. Rimangono fuori la parte della formazione professionale che è di pertinenza dell'agenzia INAP di Roma, il VET per intendersi, se qualcuno conosce la sigla, l'educazione, istruzione e formazione professionale, insomma. E il settore dello sport, il settore dello sport e della gioventù. Bene. Quindi sono tre agenzie diverse che gestiscono i tre ambiti più grossi, insomma, scuola, educazione degli adulti, università, istruzione professionale e gioventù. Noi a Firenze appunto ci occupiamo, io nello specifico, insieme a un gruppo nutrito di colleghi, della mobilità del settore della scuola nelle sue varie forme, progettuali. Che può assumere per un'istituzione scolastica italiana. Bene, noi è un ente pubblico che gestisce parte, una buona fetta del programma in Italia. E come diceva sia il professor Borghesi che Montini, insomma, l'Erasmus offre possibilità di cambiamento, di sviluppo, di innovazione, fornendo tutta una serie di competenze, per ritornare al tema fondamentale di questo anno, per queste sessioni di formazione, di competenze ovviamente a seconda del proprio profilo, della propria situazione, professionale, della propria situazione personale, del momento della vita in cui, uno si trova a approfittare di questa opportunità. Io passerei direttamente a questa mia presentazione con poche slide sulle quali, diciamo, proverò a parlare per darvi degli spunti di riflessione. So che fra voi, insomma, ci sono sia scuole che anche persone che fanno parte di enti magari lontani dal mondo della scuola, ma che possono essere comunque interessati a avere informazioni al riguardo. Parto con la presentazione, così ci vediamo un po'. Eccola qua. Dicevo appunto, il programma ha
una struttura che è divisa per settori e per azioni chiave, key action 1 e 2. Bene, quella di cui vi parlerò oggi è l'azione chiave 1, la mobilità per l'apprendimento rivolta al mondo della scuola. Bene. Chi è che può partecipare? A chi è rivolta questa azione? È rivolta fondamentalmente alla scuola. Bene. La scuola bene, di qualsiasi livello, dalla scuola dell'infanzia, dall'asilo nido fino alle scuole superiori di secondo grado, non c'è distinzione fra scuole pubbliche o scuole paritarie. Possono partecipare, per esempio, altre tipologie di organizzazione, per esempio il comune. Il comune, nella sua funzione di gestore delle scuole degli asili nido, bene, può partecipare anche lui come candidato e ottenere finanziamenti. Ovviamente possono partecipare gli USR, gli uffici scolastici regionali di tutte le regioni, e quelle che sono i loro corrispettivi in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta. Quindi c'è tutto un mondo di scuole che già partecipano per quanto riguarda l'azione chiave 1, insomma si parla in questi primi 2 anni, poco più del nuovo programma. Il programma è settennale, quindi il programma di adesso è partito nel 2021, finirà nel 2027. In questi primi 2 anni, per quanto riguarda l'azione chiave 1, quello che riguarda la mobilità, i progetti di mobilità, siamo già a un coinvolgimento di oltre 1.500 scuole come beneficiari, insomma, così molto a spanne come misura. Però, insomma, però questo vi dà la misura del fatto che ci sono ancora tantissime scuole in Italia. Le scuole in Italia più o meno sono 8.000, poco più di 8.000, più o meno. Bene, soltanto parlando di scuole, ci sono ancora tantissime scuole che il programma Erasmus o non lo conoscono proprio, e ancora oggi ci stupiamo, però evidentemente c'è ancora bisogno di tanta informazione, che qualche insegnante, qualche dirigente scopra così, quasi per caso, che il programma Erasmus non è rivolto soltanto agli studenti universitari che vanno a fare il loro periodo accademico all'estero, ma anche allo staff, agli studenti delle scuole italiane, e quindi c'è ancora margine per crescere. Quindi, se fra voi ci sono delle scuole che non hanno ancora fatto questa esperienza, o i vostri figli, bene, vanno in delle scuole che non hanno programmi Erasmus, progetti Erasmus in essere, ecco, potrete sicuramente farvi promotori di sollecitare gli istituti per iniziare a capire quantomeno cosa potrebbe fare per loro il programma. Perché il programma offre effettivamente la possibilità di strutturare il progetto, quale esso sia, quali siano le sue finalità, i bisogni della scuola, effettivamente ritagliato, tailor-made, no? Come si dice? Ritagliato proprio sulla propria esperienza, sui propri bisogni, sui propri i risultati che la scuola vuole ottenere. Quindi noi abbiamo centinaia di progetti che stiamo gestendo in questi anni, e non ce n'è uno uguale all'altro. Bene, perché le scuole sono diverse una dall'altra, possono avere delle esigenze simili, possono avere delle finalità sovrapponibili, però i progetti sono veramente uno diverso dall'altro, proprio perché le scuole sono diverse una dall'altra, e il programma offre la possibilità di adattare le opportunità alle esigenze della scuola, dell'ente candidato. Bene. Quindi non c'è uno standard. Non c'è un assoluto, un progetto ideale che poi deve essere aggiustato. No, i progetti sono pensati, strutturati, scritti dalle scuole, è così che deve essere,
in modo tale da strutturare la proposta progettuale in maniera tale che questa proposta abbia un impatto forte e preciso e puntuale sui bisogni, sulla struttura della scuola, per ottenere risultati che alla scuola servano, bene, perché il progetto si fa per quello, in maniera molto precisa. Quindi all'interno dell'azione chiave 1, quella, ripeto, della mobilità di chi poi lo vedremo, ma insomma dei soggetti che si muovono intorno alla scuola, bene, può essere strutturato in due modi nel nuovo programma, nella nuova programmazione 21-27. L'accreditamento e le conseguenti richieste di finanziamento, queste sigle che vedete, azione KA, azione KA120, azione AK121, sono tutte le sigle che corrispondono a un tipo di progetto invece che a un altro. Quindi bisogna prendere un minimo di dimestichezza con qualche sigla per poter non sbagliare nella richiesta. L'accreditamento, che cos'è? È il nuovo sistema che esisteva già per l'università, per il mondo dell'università, che è stato riproposto anche per gli altri settori. Che cos'è? È un sistema in cui la scuola presenta un piano di sviluppo ampio che praticamente dura fino alla fine del programma, a seconda dell'annualità ovviamente in cui si richiede e si ottiene. Chi l'ha preso nel 2020 se lo porta avanti fino al 2027, chi lo sta prendendo adesso via discorrendo, con una durata che piano piano ovviamente si accorcia. È la porta principale dalla quale si entra nei finanziamenti europei per realizzare i progetti. Perché questo piano di sviluppo, questo piano Erasmus, come si chiama nel modulo di candidatura, chiede delle informazioni in maniera tale che la scuola possa possa descrivere un progetto di ampio respiro per la mobilità dello staff e degli studenti da lì fino alla fine del programma. E una volta che la scuola è accreditata, seguendo la selezione che ogni progetto deve subire, una volta accreditata non ha bisogno tutti gli anni di ripresentare un progetto che deve avere una sua selezione, può essere o meno approvato. L'accreditamento uno ce l'ha e se lo tiene, e questa è la parte positiva, oltre al fatto che la richiesta di finanziamento, di mobilità, non che ogni anno si può fare, non subisce un'ulteriore valutazione. Si chiede le mobilità e un certo finanziamento viene erogato. Quindi la scuola accreditata, l'ente accreditato, ha la certezza tutti gli anni di avere a disposizione dei soldi per realizzare le mobilità che serviranno per raggiungere gli obiettivi delineati nel piano Erasmus dell'accreditamento. Quindi in questa maniera si crea una stabilità di mobilità, di finanziamento, di raggiungimento delle competenze, come si diceva prima, in maniera stabile, certa e sicura. L'ente accreditato, la scuola accreditata che ha preso, ripeto, la scuola che ha preso l'accreditamento nel 2020, tutti gli anni stanno richiedendo, la stragrande maggioranza, ogni anno stanno richiedendo le mobilità per raggiungere gli obiettivi che la scuola si è prefissa nel piano di accreditamento. Bene. Chiaramente ci vuole per l'accreditamento, è richiesta una capacità gestionale da parte della scuola di progettazione prima e di gestione poi del progetto di un certo livello. L'accreditamento si può chiedere sia come singola istituzione, quindi la singola scuola che presenta la richiesta per se stessa, oppure si può richiedere anche come coordinatore di consorzio. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, l'USR Toscana, parlo della nostra regione, come tutti gli altri USR, hanno presentato la richiesta di accreditamento come coordinatori di consorzio, in maniera tale che ogni anno possono costruire un consorzio insieme a un gruppo di scuole più o meno numeroso
ci sono dei consorzi con poche scuole, ci sono dei consorzi con oltre 100 istituti scolastici, bene, a seconda delle proprie capacità gestionali, in maniera tale da coinvolgere un numero ancora maggiore di scuole, magari anche scuole che non abbiano grande esperienza o che non si vogliono ancora gettare nella mischia della progettazione europea, che magari hanno un po' timore, ma che vogliono comunque approcciarsi e capire che cosa può succedere nel proprio istituto grazie ai progetti europei, e quindi c'è questa doppia possibilità, singola istituzione o coordinatore di consorzio. Ovviamente le mobilità per il consorzio vengono richieste per tutti i membri del consorzio. Bene. Però dice, chi non vuole buttarsi in questa in questo mare un po' grande, come può fare? È l'unica possibilità? No, ci sono i progetti di breve termine, bene, che sono progetti che danno, da un punto di vista di tipologia di mobilità, che poi andremo a vedere, le stesse identiche possibilità. Non si possono fare esattamente quello che si può fare all'interno dei progetti legati all'accreditamento. Però sono progetti potenzialmente più piccoli in termini di durata e numero di mobilità. I progetti dell'accreditamento, ve l'ho detto, hanno uno sviluppo, un orizzonte temporale pluriennale. I progetti di breve termine invece hanno una durata che deve essere compresa fra 6 e 18 mesi, quindi capite bene la differenza fra un progetto che dura 8 mesi rispetto a, e quindi anche la struttura di un progetto in termini di tipologia di numero di mobilità, di impatto, di sviluppo, no? Un progetto di 8 mesi rispetto a un progetto che dura qualche anno, bene? E un numero massimo di mobilità pari a 30, quindi è un pochino più limitato, però questi progetti spesso sono il primo banco di prova, il primo approccio di qualche scuola che vuol capire come si progetta, come si scrive una candidatura, e se approvati, perché questi ogni anno hanno una selezione, bene, chi ha vinto il progetto l'anno scorso e lo ripresenta quest'anno, magari il progetto di quest'anno subisce una nuova valutazione dalla quale può uscire vincitore oppure respinto. Quindi i progetti di breve termine non danno un orizzonte temporale di sviluppo più ampio. Può essere anche un spot, basta, finito lì, l'unica esperienza che uno può fare. Ma di solito i progetti di breve termine sono proprio quelle esperienze, prima esperienza con cui ci si mette in gioco per progettare e per gestire il progetto. Quindi potenzialmente sono progetti anche molto, molto piccoli, che però danno un'idea di quello che si può fare, perché già con progetti con 5, 6, 10 mobilità si possono ottenere dei risultati. Cambia l'orizzonte temporale, cambia il potenziale impatto fra i progetti di accreditamento e quelli di breve termine, ma i risultati si ottengono comunque in entrambi i casi, anche nei progetti più piccoli. Bene, non sono di minore importanza, sono semplicemente più piccoli, magari per raggiungere un risultato specifico, per impattare su un bisogno molto preciso. Non ci sono bisogni sbagliati e bisogni giusti, tutti i bisogni della scuola sono validi. Bene, poi bisogna vedere come la proposta progettuale è declinata, come è scritta, come si risponde alle domande, perché il modulo di candidatura presenta una serie di domande, bene, a cui bisogna dare risposta in maniera chiara, esauriente e dettagliata per presentare quello che si vuol fare. Bene, quindi è tutto lì, non ci sono, ripeto, non ci sono dei progetti ideali. Ogni tanto qualcuno ce lo chiede, ma potreste metterci a disposizione una candidatura che ha preso 100? No, non ve la mettiamo, perché il rischio è altissimo di copiature, primo, di pensare che quella sia l'assoluto e che sia quella a cui bisogna puntare. In realtà, ripeto, ci sono progetti bellissimi, ci sono stati progetti da 100 punti con 7 mobilità e 15.000 euro di budget, e ci sono stati progetti scarsi con un budget da 100.000 euro e 40 mobilità. Per cui non è il numero e non è il valore economico
delle mobilità che fa la qualità del progetto. La qualità del progetto la fa la stesura della progettazione. E che si va a fare però con questi progetti di mobilità? Chi è che si può muovere e quali attività ci possono essere che servono a raggiungere gli obiettivi che abbiamo indicato, tanto nell'accreditamento quanto nei progetti di breve termine? Questo vale per entrambe le tipologie progettuali. Si può muovere lo staff per formazione, quindi lo staff va all'estero, perché ovviamente le mobilità si svolgono all'estero. Questo lo dico, mi sembra una banalità, ma insomma anche lì ogni tanto qualcuno ce lo domanda. Attività di mobilità all'estero per formarsi. Formarsi tramite corsi di formazione, quindi si va a svolgere un corso su una tematica X che serve però a raggiungere gli obiettivi e far acquisire a chi partecipa delle competenze che possono essere competenze linguistiche, metodologiche, gestionali, di ampissimo spettro, diciamo così, che vanno però a impattare sui risultati attesi dal progetto. Oppure il job shadowing, che è una sorta di affiancamento nell'ombra, no? Come dice il nome, una sorta di affiancamento in cui il membro dello staff va a osservare una determinata attività, che può essere didattica o gestionale, perché nelle mobilità dello staff rientrano i partecipanti, sono sia il personale docente che il personale non docente della scuola, e si va a vedere una determinata attività presso una scuola che ci ospita all'estero. Nell'attività di insegnamento, quella invece si rivolta principalmente, quasi esclusivamente, al personale docente, l'insegnante della scuola italiana beneficiario del progetto va in una scuola slovacca, entra in classe e insegna bene una materia con cui concordata con la scuola ospitante. Nelle mobilità degli alunni sono state fatte convergere tutte quelle che erano le pregresse esperienze dei partenariati. Se qualcuno di voi ha esperienza di partenariati come Enius o partenariati Erasmus della vecchia progettazione, ecco, quelle mobilità che si facevano in quei progetti adesso nel nuovo programma si fanno qua all'interno dell'azione chiave 1. Quindi mobilità di alunni di gruppo, la mobilità in cui un gruppo di studenti tutto insieme fa di 5, 10, 15 studenti, va per 10 giorni, una settimana, 20 giorni, questo lo decide la scuola, lo decide il progetto, va in una scuola e osserva, vive la vita della scuola per il periodo in cui è ospite, bene, accompagnato da dei docenti di solito. Bene. Poi ci sono le due mobilità individuali degli studenti, di breve fino a 29 giorni, di lungo periodo oltre il mese, dal mese in su, diciamo, come durata fino all'intero anno scolastico. Soprattutto questa qua, la mobilità individuale di lungo termine, bene, è quella che ancora qualche giornale chiama l'Erasmus delle superiori, bene, anche se non è teoricamente limitato alla scuola superiore di secondo grado. Però effettivamente assomiglia come idea all'esperienza che fanno gli studenti universitari, cioè andare in una scuola che ci ospita per un periodo di 1, 2, 5 mesi, 6 mesi, l'intero anno scolastico, a fare scuola. Cioè si entra in classe e lo studente italiano della scuola di Poggi Bonsi, bene, va nella scuola di Lisbona e frequenta le lezioni. Bene, ovviamente tutto questo non è fatto a caso, non è fatto in maniera estemporanea, ma nella gestione del progetto c'è tutta una parte dedicata alla strutturazione di queste mobilità. Bene, che tranne forse la mobilità in cui si va a fare il corso di formazione, in cui c'è un ente erogatore che eroga il corso X su una tematica, il CLIL nelle materie scientifiche, tutte quelle mobilità che hanno a che fare con le scuole, in cui si entra in rapporto con una scuola all'estero, quindi il job shadowing, la mobilità di gruppo degli studenti, la mobilità individuale degli studenti, ha bisogno di una stretta cooperazione fra le due scuole, no? Quella di invio e quella di ricezione. Quindi
i ragazzi, il ragazzo, il membro dello staff che va a fare l'attività di insegnamento ha alle spalle una preparazione, una programmazione strutturata, perché non si può improvvisare, ovviamente, per tanti motivi, da tanti punti di vista, che fa sì che la mobilità venga svolta in maniera efficiente, efficace, si raggiunga dei risultati, sicura, non si manda allo sbaraglio nessuno, bene, e quindi in maniera che faccia sì che il progetto raggiunga poi i risultati che si è prefissato nella fase di progettazione. Bene. Queste altre attività che vedete in basso in giallo sono, diciamo, fanno un po' da corollario alle altre mobilità. Le prime due tipologie sono fondamentalmente mobilità in uscita, cioè sono lo staff e gli studenti della scuola italiana che vanno all'estero in altre scuole europee, in altri enti europei. A queste potrebbero servire delle visite preparatorie, cioè si manda il gruppo a maggio, a settembre dell'anno prossimo, a settembre, insomma, dopo l'estate, un gruppo di studenti è previsto che vada nella scuola di Stoccolma, bene, a fare un periodo di studio. Si va qualche tempo prima in un gruppettino, due o tre persone della nostra scuola vanno nella scuola di Stoccolma per strutturare bene la mobilità futura. Bene, quindi anche questo è un aspetto interessante che vi fa capire quanta attenzione ci sia alla preparazione, alla non improvvisazione delle attività progettuali. Mentre invitare gli esperti e ospitare docenti in formazione sono le uniche tipologie di mobilità in ingresso possibili all'interno dei progetti, sia di accreditamento che di breve termine. Si invita una persona esperta in una materia X, in qualche cosa che ha a che fare col progetto, in maniera tale che aiuti a raggiungere i risultati, no? Di cui si diceva prima, e si può invitare dall'estero qualcuno che venga presso la propria scuola a fare un'attività, diciamo, formativa, divulgativa e di condivisione di competenze. Oppure si può ospitare degli studenti universitari che si stanno formando per diventare insegnanti, educatori, formatori presso la propria scuola, a svolgere una sorta di tirocinio, sempre per chi magari ha qualche nozione, qualche esperienza dei progetti, dei programmi passati, è un po' quello che erano gli assistenti, bene, appunto, studenti universitari che provenendo da Atenei dall'estero, stranieri, vengono a fare una sorta di tirocinio presso le scuole italiane. Bene, quindi queste sono le tipologie di mobilità. Come dicevo, scusate, i partecipanti sono dello staff, sono tutto lo staff, dal dirigente scolastico, il settore amministrativo delle scuole, i collaboratori scolastici, i collaboratori tecnici, e ovviamente il grosso ancora è evidentemente il personale docente della scuola, che al momento della mobilità deve essere in servizio presso l'istituto beneficiario. Questo lo diciamo sempre perché non so quanto sia una realtà propriamente italiana e non ampiamente diffusa in Europa, però sappiamo bene che nelle scuole italiane c'è questo grosso problema di personale docente che un anno è in una scuola e l'anno dopo in un'altra. Bene, quindi queste tipologie contrattuali, diciamo così, di contratti a termine che durano dal 1 settembre al 30 di giugno, più o meno le durate sono queste, non è che sono automaticamente tagliati fuori dalla possibilità di partecipare a queste mobilità, perché nel programma non si parla appunto di tipi di contratto, ma si dice che al momento della partenza il personale deve essere in servizio. Quindi il docente a tempo determinato può partecipare? Sì, il fatto è che deve partecipare in un momento in cui è in servizio presso la scuola. Quindi se il suo contratto scade il 30 di giugno, la mobilità si deve svolgere entro il 30 di giugno, tutto lì. Bene. Così anche
i ragazzi, gli studenti, le studentesse devono essere iscritti a scuola per poter partecipare, quindi non possano fare la loro mobilità dopo l'esame di maturità, per dire bene, banalmente. E questa nota in cui c'è scritto importante è perché è importante, cioè tutte le esperienze del programma Erasmus in realtà non sono mai iniziative individuali, cioè i progetti individuali ormai sono terminati nel 2013, quindi sono 10 anni e non c'è più questa possibilità, anche lì mutuandolo un po' dall'università, tutte le proposte progettuali devono essere presentate da un'organizzazione, che in questo caso è principalmente una scuola. Nel mondo dell'educazione degli adulti sono molto ampie le tipologie di enti per dire che possano partecipare, dal CPIA, i centri provinciali dell'istruzione per gli adulti, per dire, no? Associazioni, cooperative, così via, così come nel mondo dell'istruzione di terzo livello sono le università, i conservatori, gli AFAM, alta formazione artistica e musicale, che partecipano bene e presentano la proposta progettuale per l'intera istituzione. Quindi, parlando, ritornando alla scuola, al nostro settore specifico, quello di cui stiamo parlando stamattina, il fatto che sia la scuola che pensa al progetto, decide di partecipare, stila in base ai propri bisogni, ai bisogni della scuola, stila degli obiettivi da raggiungere tramite le competenze acquisite durante le mobilità nelle tipologie che abbiamo visto prima, gestite in un certo modo, bene, fa sì che effettivamente queste esperienze progettuali abbiano un impatto reale sull'intera scuola. Poi ovviamente ci sarà chi è coinvolto direttamente in prima persona e chi invece gioverà dei benefici indiretti. Cioè, pensate, no? Gli insegnanti di una scuola vanno a fare le mobilità, imparano a lavorare meglio, come dice la mia bambina, cioè il babbo fa diventare più bravi gli insegnanti. Se, è una grossa responsabilità questa, però in sostanza è questo. Cioè, gli insegnanti vanno a formarsi, imparano nuove metodologie, acquisiscono nuove competenze, hanno gratificazione per quello che fanno, un maggiore entusiasmo si genera nel corpo, nello staff della scuola, e ovviamente se non è prevista la mobilità, in quel caso mettiamo non fosse prevista la mobilità degli studenti, o comunque non tutti gli studenti magari vanno in mobilità, ma il fatto che il proprio insegnante di matematica abbia acquisito, abbia imparato delle cose nuove, ovviamente si ripercuote positivamente sugli studenti delle sue classi. Quindi è tutta la scuola che beneficia, se ovviamente il progetto è fatto bene in partenza e gestito meglio durante, gli effetti positivi vanno a impattare sull'intera istituzione scolastica. Quindi questo è importante, non ci si presenta da soli a fare un progetto. Bene. Questo è per ricapitolare le durate, no? Tanto per darvi un'idea delle mobilità degli alunni, quanto più o meno possono durare, ci sono dei range, ovviamente ci sono delle regole, non si può fare totalmente quello che ci pare, ripeto, si può ritagliare il progetto sui propri bisogni, ma rispettando ovviamente delle regole che il programma ha stabilito. Bene, come vedete qua, prima ho parlato della mobilità di lungo termine degli alunni come tipologia di mobilità particolarmente interessante, non ci sono limiti, per cui in teoria ora un bambino delle elementari la vedo difficile che vada a fare, almeno non c'è mai capitato, almeno per ora, che vada a fare una mobilità di lungo termine, per lo più ovviamente vanno i ragazzi delle superiori, ma non ci sarebbe un limite di età per questa tipologia di mobilità. Prima era 14 anni, ora hanno tolto anche 14 anni, per cui anche un ragazzo di terza media potrebbe andare a fare un periodo di studio all'estero, perché proprio si entra in classe come se si fosse nella propria, ovviamente con gli accordi presi tra le due scuole, quella di invio e quella di
accoglienza. Bene. Queste invece sono appunto le specificità di quelle mobilità, di quelle attività, diciamo, che fanno da corollario alle mobilità in uscita, quindi invitare gli esperti, ospitare gli insegnanti e gli educatori in formazione e le visite preparatorie, che non sono fini a se stesse, ma sono attività a sostegno, come dice questa slide, per la mobilità dello staff e dei discenti, degli alunni. Bene. Benissimo, arriviamo a una questione, insomma, fondamentale, interessante. Bene, io presento un progetto, voglio raggiungere dei risultati, sono molto ambizioso, voglio, insomma, veramente far sviluppare la mia scuola da tanti punti di vista, dal respiro europeo a migliorare, a attirare studenti. Bene, perché le scuole che capiscono il valore di Erasmus diventano veramente attrattive. Cioè, sapere che in quella scuola vengano fatti i progetti Erasmus diventa per le famiglie un elemento importante di scelta per la scuola dei figli. Bene, quindi dare la possibilità potenziale di poter partecipare a queste iniziative. Ma come si realizzano? Si realizzano tramite l'erogazione di un finanziamento. Bene. A tutte queste mobilità di prima, ci ritorno sopra, tanto per realizzare, progettare, richiedere queste mobilità dà luogo a una richiesta di budget. Bene. Che nel finanziamento europeo ha delle regole, mi viene da dire, non complesse, non dico semplici, però non complesse, che sono basate fondamentalmente su costi unitari. Che vuol dire? Vuol dire che voi non è che fate una richiesta di budget, voi inserite le mobilità, fate un piano di mobilità inserendole nel modulo di candidatura e alcuni elementi di queste mobilità danno luogo alle voci di spesa. Quanto è lontano il luogo di destinazione, la tipologia di mobilità, il numero di giorni che dura la mobilità, il numero di partecipanti. Bene, questi elementi danno luogo alle voci di costo, perché il finanziamento va a essere relativo al viaggio, al soggiorno, all'eventuale costo del corso, il vitto, l'alloggio, no? Il soggiorno, tutte queste voci qua, i costi che coprono le visite preparatorie. Sono tutti basati su costi unitari che voi non è che andate a modificare, quello è la distanza chilometrica vale 275 euro, quello è il contributo che vi verrebbe erogato in caso di approvazione. Ripeto, contributo, perché il finanziamento europeo non è un rimborso di quello che viene speso, bene, ma è un contributo alla realizzazione. Se il vostro finanziamento è 50.000 euro e voi inserite mobilità per 55, realizzate mobilità per 55.000 euro, il nostro finanziamento arriva a 50, non sale a 55. Bene, quindi, perché è un contributo? Bene, quindi gli eventuali soldi in più qualcuno ce li deve mettere. Bene, vedete, questo volevo sottolinearlo, il supporto all'inclusione. Bene, il supporto all'inclusione è, non so se chiamarla novità, però diciamo è una precisazione in più che nel nuovo programma è stata data alla progettazione e al finanziamento da parte della Commissione europea, proprio per sottolineare l'inclusività che il programma vuole avere e che i progetti possono avere in caso di bisogno. Diciamo, tutte quelle persone, studenti, staff, chi esse siano, che potrebbero rientrare, che possono rientrare nella categoria minori opportunità, e in questa categoria, macro categoria, ci rientrano tante tipologie, ci rientra il disabile che ha bisogno di una carrozzina, di un mezzo speciale per muoversi, che ha bisogno di un accompagnatore specifico. Bene, ci rientra però anche un disagio economico, proprio per far sì che ai progetti Erasmus possano aderire anche persone che di suo
di loro non potrebbero fare questa esperienza, disagio economico, disagio scusate, sociale, problemi linguistici, cioè c'è tutta una un ombrello sotto il quale rientrano tante categorie che possono beneficiare di un ulteriore supporto in termini economici, ovviamente, che il programma mette a disposizione. Quindi, se nelle vostre scuole ci sono questa situazione potenziale, bene, sappiate che il programma mette a disposizione delle scuole delle risorse ulteriori, sotto richiesta ovviamente, dietro richiesta delle scuole in fase di progettazione, per permettere anche la partecipazione di persone che altrimenti avrebbero difficoltà a poterlo fare in proprio. Questa credo sia molto importante e da questo punto di vista c'è stata veramente un'attenzione maggiore, sempre maggiore, nella ideazione dei programmi che si sono succeduti negli anni. Insomma, anni fa era veramente una cosa particolare, quest'anno, insomma, nel nuovo programma l'hanno reso molto più strutturale, organico nella richiesta di finanziamento e nella progettazione. Insomma, c'è questa attenzione molto, molto specifica. Questo per dire appunto che a tutto quello, per realizzare tutto quello di cui ho parlato prima, corrisponde l'erogazione di un finanziamento per permettere la realizzazione delle mobilità e del progetto nella sua interezza. Questi sono un po' di dati, di contatti e di luoghi in cui siti in cui trovare informazioni. Anzi, se posso, vi farei vedere il sito direttamente. Se interrompo e condivido un attimo una pagina internet, così tanto per farvi vedere qual è il sito e dove andare a trovare le informazioni. Faccio veloce. Allora, è questo, sì. Oh, questo. Ecco, questo è il sito il sito del programma, bene, in cui trovate tutte le varie informazioni dei vari settori, perché qua... vedete, istruzione scolastica, formazione professionale, istruzione superiore, l'università, gioventù, educazione degli adulti. Sotto qua istruzione scolastica trovate le varie informazioni. Trovate l'Erasmus per la scuola, quindi tutto quello che Erasmus offre come opportunità alla scuola, perché oltre alla parte della mobilità ci sono anche altre opportunità, quelle dei partenariati, di cui oggi però non abbiamo parlato, la mobilità, e-twinning è il portale dei gemellaggi elettronici, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare, però è una costola sempre più integrata del programma Erasmus, che permette il gemellaggio, quindi la cooperazione fra scuole di tutta Europa a costo zero, a spese più o meno zero, nel senso che è tutta una cooperazione virtuale in cui la scuola italiana insieme alla scuola svedese, alla scuola portoghese portano avanti un progetto comune, ognuno a casa propria, usando questa piattaforma per la condivisione della progettazione e della gestione di questo progetto comune. Bene. Ed è una comunità veramente sterminata, in cui l'Italia ha numeri altissimi, è una di quelle più attive sul portale Twinning, quindi anche come primo approccio potrebbe essere interessante per le scuole, oppure usarlo come affiancandolo ai progetti Erasmus. Ci sono dei progetti Twinning da cui sono nati dei progetti Erasmus con le mobilità fisiche. Ci sono dei progetti Erasmus che sono affiancati da progetti Twinning sfruttandone le potenzialità di scambio virtuale. Bene. Quindi questo dentro la mobilità ci sono ovviamente tutte le informazioni anche più specifiche ovviamente di quelle che vi ho detto io. Vedete a chi è rivolto, le scadenze, la guida al programma che è la Bibbia
del programma che ogni anno viene rilasciata in autunno più o meno, ottobre-novembre, c'è cioè il rilascio della guida per l'anno successivo, quindi ora trovate la guida del 2022 che vale da per tutto quest'anno, le scadenze, le tipologie, vedete quelle le stesse icone che c'erano nella presentazione. Sul sito trovate sia ovviamente documenti ufficiali, cioè la guida al programma non è che la scriviamo noi, che viene emessa dalla Commissione europea, però trovate anche tutta una serie di strumenti, documenti, video, tutorial, spiegazioni che noi come agenzia abbiamo ideato, strutturato per darvi degli ulteriori strumenti per progettare bene, per gestire bene, per avere le giuste informazioni e sapere come muovervi all'interno del programma Erasmus, che capiamo, insomma, può essere un po' dispersivo a un primo approccio. Io ho terminato, c'è un momento, insomma, dedicato alle vostre domande, se ne avete, son qua a disposizione, per cui chiedo allo staff di Europe Direct di Siena se ci sono delle domande, così da poter dar risposta ai vostri dubbi, curiosità, insomma, richiesta di informazione. E intanto vi ringrazio. Sì, bene, dottor Salvi, grazie tante a lei. E ricordo che la registrazione di questo webinar sarà a disposizione nei prossimi giorni, subito, e anche le diapositive le slide del dottor Salvi saranno disponibili, per cui se qualcuno non avesse fatto in tempo, avesse bisogno di fare degli approfondimenti anche sui riferimenti, come è stato scritto nella chat, ringraziano appunto per i suoi riferimenti, avrà la possibilità di riprenderli successivamente. Allora, mi sembra che al momento ci siano quattro domande. Tre sono di Sergio Strobels e una di Chiara Delfini. Vediamo se ce la facciamo a rispondere a tutte. Diamo in ordine di arrivo, le leggo così come sono arrivate. Allora, la prima è: come si fa a sapere le scuole accreditate? Allora, guardi, ricondivido brevemente, tanto è un secondo, il sito, perché sul sito ci sono ovviamente tutte le graduatorie che sono state, insomma, torno indietro, degli anni. Ah, esiti c'era lì, scusate, non l'avevo visto. Qua nella sezione esiti, istruzione scolastica, esiti, il sito è erasmusplus.it, non l'ho detto, scusate, ma si vedeva, l'ho dato per scontato, ma era meglio se lo dicevo. Nella sezione esiti voi trovate tutti gli esiti di tutte le azioni di tutti gli anni fino ad oggi. Bene, per dire, qui ci sono appunto l'ultima selezione per gli accreditati, la candidatura, la scadenza era il 19 ottobre 2022, 963 candidature ricevute, progetti accreditati, quindi scuole, nuovi soggetti accreditati 431, che si sommano a quelli degli anni precedenti, perché vi ho detto che chi è accreditato rimane accreditato, no? Quindi ad oggi gli enti accreditati sono poco, poco meno di 1.000 soggetti accreditati. E qua uno volendo va a vedere chi è, apro un documento pubblico, per cui niente di che, ecco, Colle Valdelsa, per dire. Istruzione Superiore San Giovanni Bosco di Colle Valdelsa è un ente accreditato da quest'anno. Bene. E così ci sono tutti gli esiti, ovviamente ci sono gli approvati, i respinti con il punteggio e così via. Quindi nella sezione esiti voi trovate le candidature pervenute, che devono essere registrate ovviamente, e poi gli esiti delle candidature, sia per quanto riguarda il 120, che è l'accreditamento, sia i progetti di breve termine, che sono il 122. Ora, appunto, è stata la scadenza dei progetti di breve termine, il 23 di febbraio, sono in corso le valutazioni, cui ovviamente ancora gli esiti non ci sono. Benissimo, grazie. Passiamo alla seconda domanda, sempre di Sergio Strobelt.
Ci possono essere mobilità di breve termine per studenti individuali o di gruppo, finalizzati anche, ma non solo, per migliorare l'inglese durante il periodo estivo? Allora, nel senso che gli studenti non possono fare corsi di formazione. Il corso di formazione, la tipologia di mobilità, corso di formazione è rivolta esclusivamente allo staff. Quindi lo studente non può andare a fare un corso di formazione presso, diceva, la scuola d'inglese a Malta. No, non è una tipologia di mobilità valida. Può andare in una scuola, pubblica, privata, la tipologia di scuola all'estero dipende, ovviamente ci saranno delle scuole pubbliche per come le intendiamo noi e ci saranno delle scuole private in altro modo, però questo non ci interessa, insomma. Però andare a fare un periodo di studio all'estero vuol dire andare in una scuola principalmente, che poi a scuola gli studenti frequentino, diciamo, dei percorsi di approfondimento linguistico, va bene, è accettabile. Però nel programma Erasmus non è previsto la possibilità di fare quelle esperienze che gli studenti possano fare liberamente presso il College X a Dublino, in Inghilterra o a Malta o in Spagna per lo spagnolo. Ecco, insomma, questo bisogna capirlo bene, perché i corsi di formazione non sono per gli studenti. Bene, grazie. Allora passiamo alla terza domanda. Chiara Delfini. Buongiorno, se scrivo che il personale coinvolto nel progetto punterà ad ampliare la dimensione europea dell'ente, arricchendo il dialogo con i partner per nuove pratiche educative. Inoltre indico che il loro compito sarà, ti spiego perché, posso dire che sto dando rilevanza non solo ai learners, ma anche alla componente docente? Sarebbe corretto? Ora, questo è un pezzo di una candidatura, noi commentiamo con difficoltà le candidature. Cioè, nel senso, questa così estrapolata, non so neanche di che progetto si stia parlando. Rispondo male a questa domanda, dico la verità, perché bisognerebbe capire un po' che tipo di progetto è. È un K1, un K2, è un partenariato, è un progetto di mobilità di breve termine. Non lo so, magari se questa persona ci manda una mail mobilitascuola@indire.it, lo scrivo in chat. Allora, mobilitascuola@indire.it, così avete il contatto. È K1, però bisogna, se mi manda una mail, se ci manda una mail, meglio, anche se, ripeto, commentare la candidatura non è per noi molto semplice, dico la verità. Non è che possiamo dire sì, questo va bene, questo non va bene. Va un attimo visto, ecco. Non per non rispondere, però. C'è qualche altra domanda? Benissimo, arriviamo all'ultima domanda. C'è modo di fare un'esperienza all'estero per questa estate, anche se la scuola non è ancora accreditata? Se la scuola non ha progetti in essere è un po' difficile. Cioè, se non è accreditata non ha niente, non ha il finanziamento per l'accreditamento. Se non ha presentato, l'unica è che abbia presentato, la sua scuola abbia presentato il progetto ora, il 122, che sono in corso di valutazione. Se verrà approvato, allora forse potrebbe fare già le mobilità quest'estate, ma se non ci sono progetti in essere, la risposta è no. Bene, allora vedo altre domande, c'è un suggerimento anche, non so se Sì, lo sto leggendo, guarda. Sta leggendo, allora, bene. Sarebbe molto comodo se sul sito web ci fosse una tabella omnicomprensiva e aggiornata con i nuovi esiti di tutti gli istituti accreditati, per non rischiare di perdersi consultando i singoli esiti passati. Allora, questo ci stiamo un po' pensando di
mettere un qualcosa che riassuma, perché gli accreditati ci sono e ci saranno, bene, quindi mentre i progetti di 122 hanno quella durata e poi quando finisce non esiste più il progetto. Effettivamente per gli accreditati stavamo pensando qualche cosa di diverso che non la singola graduatoria anno per anno, perché quella la dobbiamo pubblicare. Bene, la graduatoria degli esiti della scadenza del 2022 come singola, come singolo documento lo dobbiamo fare. Per in occasione di Didacta che si è svolta a Firenze un mesetto fa, avevamo preparato in realtà sì proprio una piantina, una carta geografica d'Italia consegnate tutti gli enti accreditati. Ora vediamo se è un suggerimento interessante, vediamo come se riusciremo a farlo. L'altra domanda, quando un progetto viene respinto la commissione manda un feedback su quali parti implementare o no? Sì, a tutti i candidati, quale è sia l'esito, sia positivo che negativo, viene mandata una comunicazione ufficiale via PEC fondamentalmente con il risultato della valutazione e la scheda di valutazione. Quindi ovviamente per chi diventa approvato sono approvati, però tutti i soggetti respinti hanno l'esito, quindi che ne so, nei progetti K122 che manderemo ora prossimo mese, la lettera sarà scritta così: cara scuola X, il tuo progetto è stato approvato perché ha preso 97, bene, e la scheda di valutazione. Per i progetti respinti c'è scritto: cara scuola Y, ci dispiace, la tua proposta progettuale è stata respinta perché ha preso un punteggio pari a 79, quest'anno abbiamo approvato i punteggi superiori, uguali superiori a 85, sto tirando a caso i numeri, bene, non sono questi. Quindi hai preso meno del livello minimo, perché ovviamente dopo che è stata fatta la valutazione, in base al punteggio ottenuto, in base al budget richiesto, noi potremo approvare un certo numero di richieste progettuali, non possiamo approvarle tutte. Quindi a un certo punto tiriamo una riga sulla graduatoria, chi è sopra la riga è approvato, chi è sotto è respinto, fondamentalmente. Che uno può essere respinto per un punto, purtroppo, ma il primo degli esclusi c'è sempre, oppure respinto per 20 punti, non lo sappiamo a priori ovviamente, e quindi niente, sì, c'è un feedback che viene data la scheda di valutazione, a meno che la proposta progettuale, il progetto sia stato respinto per motivi formali, ma sono casi eccezionali, per cui diciamo che il 90%, anche più del 90%, va in valutazione, e è la valutazione che di esperti esterni che decide se il progetto è approvato oppure respinto. Però tutti bene, hanno grazie. Un feedback. Grazie. Allora, ci stiamo avviando alla conclusione, mancano giusto pochissimi minuti. Mi permetto di fare una domanda che risulterà probabilmente da ignorante quale sono in materia. Però volevo chiedere, il INDIRE può essere di supporto in qualche modo durante la fase di compilazione dei progetti, quindi prima che siano effettivamente presentati? Allora, come dicevo prima, rispondendo alla domanda, cioè non rispondendo alla domanda di prima, sì e no, cioè non possiamo entrare nel merito di quello delle risposte, cioè non possiamo metterci a leggere preventivamente le candidature o le bozze che una scuola ci manda per dire sì, questa ci sembra che vada bene o questa ci sembra che non sia corretta, correggetela. Questo non lo possiamo fare, sia per questioni lavorative che per questioni di tempo e di omogeneità nel trattamento. Cioè, in teoria dovrei leggerle tutte 900, quante sono arrivate alla scorsa scadenza, per dire sì, no. Per cui possiamo senza dubbio dare e diamo supporto da tanti punti di vista, però non possiamo entrare nel merito della stesura del progetto. Questo no. Questo è evidente,
per far condicio, questo è evidente. Ho fatto la domanda perché non sempre è così facile presentare una domanda, una proposta per un progetto, avendo un minimo di esperienza appunto di candidature. E quindi credo che le scuole sono in grado di farlo, nel senso, poi che tutti sono in grado di farlo. Si venga respinti perché magari c'è qualche problema, può succedere, bene, però secondo noi, per la nostra esperienza, le scuole sono in grado di presentare un progetto, cioè di scriverlo. Poi effettivamente si può avere più o meno esperienza nella stesura progettuale e quindi scriverlo meglio, scriverlo peggio. Però noi, cioè, facciamo info day, facciamo formazione sul sito, ripeto, ci sono tutorial, ci sono dei documenti, diciamo, strutturati da noi che dovrebbero essere a sostegno della progettazione. Quello che non possiamo fare, ripeto, è entrare nel merito della questione, nel merito della domanda. Certo. Questo non ci è consentito, insomma, non sarebbe corretto. Però da tanti punti di vista, sì, siamo lì e sotto scadenza siamo fissi a telefono e a rispondere alle mail, a decine e decine di mail ogni giorno, per cui con qualcuno diventano quasi delle chat lo scambio di mail, perché sì, fortunatamente nella stragrande maggioranza dei casi si riesce a rispondere in giornata, se non, insomma, al massimo il giorno dopo, quando siamo sotto scadenza, ecco. Va bene. Allora, vorrei ringraziare di nuovo Francesco Salve, ma vorrei ringraziare anche tutte le scuole che si sono collegate oggi, docenti e alunni. Grazie a tutti per la partecipazione, il contributo, e alla prossima. Buona giornata a tutti.